Da oltre 30 anni il giudice di Providence, 100 km da Boston, e Frank Caprio, davanti a lui sfilano madri in lacrime che hanno $400 di multe da pagare, ma anche un figlio morto da piangere. Lui ascolta, prima riduce la pena a $50, poi chiede: ce li hai i soldi per pagare? Sì, ma resto con $5 nel portafogli. Allora annulla la pena, non posso farti uscire da qui con $5 in tasca. Personaggio singolare il giudice Caprio, chiama i bambini al seggio giudicante, come Jacob, suo padre in tribunale per un parcheggio selvaggio. Situation where your dad is charged with parking on a street up on the east side, and I have three choices. I can fine him $90, I can charge him $30, or I can charge him nothing. What do you think I should do? 30. So you're a pretty good judge. Now, there was an old, there's an old story about King Solomon, who everyone quotes, and King Solomon was all powerful, and usually he would split the difference. You know, he'd pick a middle road, and that's exactly what you did. And that's a very logical way to think. Il suo modo di amministrare la giustizia punta a far prendere consapevolezza, ma poi trabocca di umanità. Un po' proprio come il saggio Salomone. A due donne che si contendevano un bambino come figlio, propose di dividerlo a metà. La vera madre, allora, pur di salvare la vita del piccolo, disse di darlo all'altra, e il giudizio ristabilì la verità. Ma il papà di Jacob, a quei $30 alla fine li ha pagati, sì o no? Have you had breakfast yet? No. No. I suppose I make a deal with your dad, okay? And the deal is that if you take you out for breakfast, then I'll dismiss the ticket. What do you think about that? Yeah. You like that?